Roberta Angelilli, lei è vicepresidente del Parlamento europeo e soprattutto è diventata parlamentare europeo a 29 anni, molto giovane. Qui al 16° corso dell'Università d'Estate di San Marino il tema che ha trattato è il ruolo futuro del Parlamento europeo nel rapporto con i piccoli stati d'Europa. Volevo chiedere una sintesi del suo intervento, se possibile, e anche quale patrimonio può rappresentare un piccolo Stato per l'Europa, secondo me. Parto dall'ultima domanda, e cioè un piccolo Stato può essere un valore aggiunto per l'Europa, proprio perché con la sua specificità, con la sua identità, può ridare lo stimolo giusto all'Europa per riscoprire i valori fondamentali della convivenza civile, che sono innanzitutto la democrazia, la partecipazione, ma anche la sussidiarietà e comunque il rispetto dei diritti umani in generale e dei diritti della persona. E forse uno Stato piccolo, proprio per la sua limitazione territoriale e anche demografica, magari ha conservato meglio queste forti idealità e quindi può contagiare qualcosa di positivo ad un'Europa che spesso finisce per essere troppo burocratica, che si esaurisce nei rapporti economici, monetari, finanziari, e che invece ha bisogno di riscoprire la sua anima anche sociale, identitaria, culturale, comunitaria.